Ehi Balancers, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, sono Francesco Mazzone, fondatore dell'Online Stand Academy, la prima scuola online di verticalismo. Oggi tratteremo una soluzione semplice e veloce di una problematica che abbiamo visto nello scorso video, ovvero dell'estensione dei gomiti. Se ti sei perso questo argomento, troverai il link giù in descrizione in modo che lo potrai andare a rivedere. Nello scorso video abbiamo parlato di un problema comune, che è l'estensione dei gomiti, che questo ci porta a complicazioni nel mantenere l'equilibrio e un corretto posizionamento nella verticale. Ma oggi ho appunto per voi una soluzione semplice e veloce proprio per ovviare questo problema. Un attrezzo molto utile che ci può far comprendere questo posizionamento delle braccia è un elastico. Possiamo prendere anche quelli più lunghi, dividerli a metà ed accorciarli arrotolandoli tra di loro. Da qui infiliamo i gomiti nelle asole. E questo ci permetterà, una volta dato il carico sulle braccia, di non portare i gomiti verso l'esterno. O comunque è un ottimo freno che limita il movimento. Da qui, se i gomiti cedono verso l'esterno, comunque abbiamo questo freno dell'elastico. Abbiamo proprio una limitazione fisica, in modo che il gomito non riesce ad andare oltre e quindi far cedere le braccia, ma cerchiamo di mantenerle sempre in iperestensione. Questo è un piccolo assist che vi aiuterà tantissimo a sistemare questo posizionamento delle braccia. Oltre ad utilizzare la tipologia di elastico che abbiamo visto prima, quello lungo che generalmente si usa per la palestra, possiamo utilizzare anche delle fasce circolari, dei tubolari di questo genere, molto corte, in modo che non abbiamo bisogno di arrotolarle per accorciarle. Le si posizionano sempre all'altezza dei gomiti, l'unica cosa è che dobbiamo trovare una grandezza di un elastico idoneo per le nostre braccia, perché spesso possono essere abbastanza larghe e quindi questo non ci permette di mantenere effettivamente in tensione, ma comunque dobbiamo trovare delle fasce che all'apertura delle nostre spalle riescono a mantenere i gomiti in estensione. Ovviamente non bisogna essere dipendenti dall'elastico, perché bisogna imparare ad applicarlo senza assistenza. Ma è già un buon assist per capire inizialmente come posizionare e soprattutto capire quando effettivamente le braccia sono in iperestensione, perché si ha sempre la sensazione di stendere completamente il braccio, ma effettivamente non è mai così all'inizio. Provate questa assistenza, fatemi sapere nei commenti come vi siete trovati. Se ti è piaciuta questa tipologia di contenuto, lascia un bel like, un bel commento, condividilo con i tuoi amici, non dimenticarti di iscriverti perché settimanalmente usciranno sempre dei nuovi contenuti. E ti aspetto all'Online Stand Academy per le lezioni private o di classe, in modo da proseguire correttamente in questo percorso. Troverai il link giù in descrizione e ci vediamo sul sito.